Un autorevole esponente del mondo buongiorno. Ciao, ti riprendi? Giuliana, cosa fai? Allora, io ringrazio tutti per essere qui presenti, tutte le associazioni, tutti quelli che hanno collaborato. Come diceva già Adriano, che però è già sparito, perché mi serviva qualcuno che poi faccia la direzione. Allora, partiamo con, scopriamo la targa di intitolazione del campetto, poi la targa per gli sponsor e poi facciamo il taglio del nastro del nuovo campetto. Io volevo solo dire due cose, veramente un sentito ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato per rimettere a posto questo spazio all'interno degli impianti sportivi, perché in una situazione di difficoltà comunque dove, come si trovano i comuni adesso, è veramente importante tutta l'attività di volontariato e di solidarietà che in tutti i settori del nostro comune si sviluppano. Come sapete le società sono tante, sono numerosissime e davvero penso che un applauso vada a tutte le società sportive, a tutte le associazioni, a tutte le persone anche che magari non hanno, fanno parte di associazioni specifiche che hanno collaborato per questo, per la risistemazione di questo campetto. Quindi vi chiedo davvero un applauso a tutti quelli che hanno lavorato. Allora, prima di passare la parola a Marco Medici come presidente dell'associazione Magic Basket, io vorrei solo dire due parole anche sul tema dell'inaugurazione, dopo passo, e dell'intitolazione del campetto. Io penso che oggi sia anche un'altra giornata importante, perché l'intitolazione di questo campetto, comunque destinato al basket, è a memoria di due ragazzi che veramente sul basket hanno dato tanto a Vergato, come la loro famiglia che in modo particolare ha contribuito per rimettere a posto le tribune, il campo eccetera, che è la famiglia Zanni. Quindi davvero un applauso. Bene, la parola a Marco. Pronto? Ciao a tutti. Mi hanno scritto un po' di cose da dire, perché non sono molto abituato a parlare in pubblico, quindi se dico qualche boiata fate finta di niente, che non ci sono problemi. Allora, grazie a tutti per essere qui intanto. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a, diciamo, la nascita di questa cosa, chiamiamola cosa, insomma è un campetto da basket e mi sembra che in tanti giochino volentieri. Allora, innanzitutto ringraziamo la Banca di Credito Cooperativo di Vergato, che ha contribuito in maniera sostanziale, direi proprio con dei fondi considerevoli. Quindi l'Acqua Sireia, la Petti Vergato, il Forlamarchi, la Ferramenta Fiori, Renga Materiali Edili, Ammo Sport. Per le tigelle ringraziamo Paolo Coselli e Gabriella Nassetti, che hanno impastato e cotto le tigelle. E grazie anche al Comune di Vergato per il patrocinio, ai volontari del tennis, la cocciofila. E un ringraziamento particolare. Un ringraziamento particolare va Adriano Gentilini. Ciao. Il promotore di questa cosa. C'è stato finché ci vuole, ma se non c'era lui probabilmente non sarebbe nato niente, quindi
qui dobbiamo ringraziare, vuoi dire qualcosa? No, voglio ringraziare voi che siete venuti, perché mi si apre il cuore vedervi tutti qua. Spero che veniate ancora, che usiate questa superficie che è stata voluta fermamente un po' da tutti noi. Quindi non ho nient'altro da dire. Okay. Bravi ragazzi. Allora, ho un'altra cosa da dire. Questa la leggo a modo. Ringrazio anche gli alpini perché hanno materialmente realizzato tutto il lavoro. Vorrei ringraziare anche la Paola e Mario perché sono sempre qui con noi e hanno appoggiato in ogni modo questo progetto. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fonti e a quelli che lo faranno oggi e che sono qui con noi a far festa. Tutto quello che verrà ricavato oggi andrà a favore delle spese del campetto. Grazie a tutti ancora una volta e buona giornata. Allora, ci fa particolarmente piacere essere qua, che ci siate in tanti, perché qui è nato il sogno più di 30 anni fa, con un torneo di basket che c'era durante l'estate. Era un torneo importante come più o meno quello dei Giardini Margherita adesso, con giocatori di Serie A, con veramente da fare nascere un sogno. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che negli anni hanno custodito il sogno e spero di non dimenticarmi nessuno: Davide, Salvatore, Gianni, Daniele, Silvio che non c'è più, Carlo Catullo che era uno dei promotori del torneo dei bar. La cosa che io posso augurare a tutti, e mi sento di farlo, è che la vita vi regali un sogno o una passione e che voi possiate seguirla e coltivarla come hanno fatto loro, con le difficoltà che coltivare una passione vuole dire, ma con la possibilità di incontrare gente, di spostarsi nel e conoscere veramente tanta gente, farsi apprezzare al di là di quello che si sa fare in un campo di basket, per le qualità umane che ciascuno secondo me ha. Gli serve solo l'occasione. Grazie a tutti. Bene, passiamo a scoprire la targa. Portatevi belli! È appunto intitolata, come dicevo, Campetto Giovanni e Lorenzo Zanni. Andiamo avanti, scopriamo anche l'altra targa. Ragazzi, va bene, il cooperativo. Ma c'hai, quindi andiamo? Dai, dove dobbiamo scoprirla? Bene, allora, scoperta anche la targa, struttura realizzata con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Bergato, che devo dire come banca è sempre molto molto vicina sia a tutte le attività del nostro comune e anche in modo particolare a quelle delle associazioni sportive, culturali eccetera. Quindi grazie di nuovo anche alla Banca di Credito Cooperativo. I punti ci speriamo che tagliino, Adesso, vediamo da qua. Ah, voi qua. Voi? Venite qua. Dai, Sandro. Sì. Pronto, guarda là, piano. Pronti? Io non sono... giocatori di basket. Dai.
Si gioca! Vai, no, 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 no,